Giuseppe Surico di La Terza. Questo mi pare che questo sia il primo libro, il primo peccato tuo, no? Sì. È un romanzo il primo? Sì. Come un racconto? È un racconto che il nonno ci faceva intorno a Braciere. Ecco, racconti del Braciere significa d'inverno, no? Sì. Il nonno riuniva i nipotini. Prima dell'avvento del progresso, dico io, si stava, noi avevamo le famiglie patriarcali, no? E si andava tutto dal nonno la sera. E la sera d'inverno ci riuniamo intorno a Braciere e dovevano parlare soltanto i grandi. Da noi parlava il nonno. Ci raccontava la storia e ci insegnava la vita, il modo di vivere e il rispetto delle persone. Da questo primo racconto, poi l'ultimo, qual è? Mostriamolo, l'ultimo. E questo è accaduto dall'inizio a oggi. Sono nato con Facebook, dal 2012 scrivo una pagina al giorno e vengo seguito da molte persone. Poi lo raccolgo, cioè le pagine, e stampo i libri. Praticamente, e sono arrivato alla pubblicazione di 11 libri, 9 di narrativa e 2 di poesie, che le poesie sono, uno l'ho fatto per raccogliere i fondi alla sclerosi multipla e quest'altro l'ho raccolto per riunire tutte le mie poesie, perché non sono assiduo a scrivere poesie, quando mi viene l'ispirazione scrivo. Ma sì, uno scrittore molto letto, molto seguito. Sì. Diciamo che tu eri un falegname. Sì, io avevo una falegnameria alla Terza, poi sono andato in pensione, ho smesso di fumare, ho smesso lo scalpello e il martello, l'ho messo da parte e ho preso la penna. Hai preso la penna? E ho preso quel vizio della penna. Bella soddisfazione, grazie Giuseppe Surico.